Allora ragazzi, benvenuti in questo unboxing di questa nuova friggitrice d'aria che mi è arrivata proprio in questo momento. Si chiama Tower Express Pro Combo 10 in 1. Guardate, la particolarità è che ha uno sportello, praticamente come un forno, ha tre ripiani, ma adesso vi faccio vedere quello che c'è. Guardate tutto quello che si può fare, dalle classiche patatine al pollo arrosto, al girarrosto, le pizze, questo cos'è? Roast, non lo so, sembrano patate, patate al forno, il kebab, sarebbero tipo gli spiedini, i toast, grigliare gli hamburger, fare il pane, disidratare, come si dice? Essiccare e fare addirittura la griglia. C'ha mille cose, adesso la unboxeremo insieme. È bellissima, raga, sono emozionato. Qua ci sono tutte le informazioni, sono scritte in inglese, ve la faccio vedere anche da questa parte, guardate qui. Poi si possono cuocere più robe insieme a tre scomparti, tre scaffali, no, tre scaffali, tre ripiani. Quindi, ad esempio, qua ci sono le patatine, qua ci sono, credo, delle crocchette di pollo, c'è la pizza addirittura, sono esempi questi. E Vortex. Vuol dire che l'aria gira tutto intorno. Vi faccio vedere ancora qui, come potete vedere, ha uno sportello, è trasparente, col vetro si vede dentro. Qua ci sono tutti gli accessori che sono inclusi, incredibile. Adesso l'apriamo, sistemo col il treppiedi il telefono e ve la faccio vedere. Allora, adesso facciamo l'unboxing, ragazzi. Magari mi avvicino un attimo. Facciamo così. Allora, adesso apro. Spero che stiate vedendo qualcosa, se no abbasso un attimo, ma dovrebbe vedersi. Se lo facciamo così, sto cercando il modo migliore per inquadrare. Ok, vediamo un po'. Ce la faremo, ce la faremo. Ok, bene, andiamo ad aprire. Allora, qua c'è il libretto di istruzioni, ovviamente. Questa è la friggitrice, che friggitrice d'aria, raga, è un nome commerciale, è un fornetto ad aria. Wow, c'è anche l'italiano, meno male. C'è anche scritto anche in italiano, è un fornetto d'aria. Però per vendere bisogna chiamarla friggitrice d'aria. Qua adesso ci sono tutti gli accessori. Questo è per fare il grill. Vedete? Per fare il grill che gira. Si può fare un pollo arrosto intero da 1 kg in 40 minuti. Adesso metto tutto qua sul tavolo. Guardate cosa c'è addirittura. Raga, ci sono le presine in silicone, due. Guardate. Addirittura ti mettono le presine in silicone. Qua c'è il marchio Tower. Guardate. Quelle bellissime perché sono utilissime in silicone, ce ne sono due comprese. Poi qua abbiamo un altro pezzo sempre della griglia, quella che gira. Poi vedremo tutto. Eccolo qua, un altro pezzo. Ci sono gli spiedini, ovviamente. No, questo è il pezzo da mettere in mezzo che gira, e qua ci sono tutti gli spiedini, vedete? Questi qua per fare appunto il kebab e gli spiedini. Il kebab sarebbero gli spiedini di carne. Ok, poi qua abbiamo altri pezzi, vi farò vedere dopo, ma adesso arriva lei. Questo che cos'è? Cartone da buttare? Altro cartone. Ah, qua ci sono i ripiani, raga. Come si chiamano? Le griglie. Non so come chiamarle. Allora, aspettate, ve ne faccio vedere una, sono tre. Eccole qua. Vedete, sono i ripiani praticamente. Qua ci stanno anche delle pizze. Questo è da buttare. Allora, adesso la tiro fuori e vi la faccio vedere. Ok, dovreste vederla, è bella grossa. Qua
Qua c'è lo sportello appunto che si apre come un forno, raga, e vedete questa cosa bianca? Adesso io lo sto facendo per la prima volta, ho visto il video. Dovrebbe staccarsi la porta. Aspettate. Mi vorrei già scassare qualcosa. Comunque, tramite questa levettina bianca, la porta si toglie per poi poterla lavare. Però adesso non lo faccio, raga. Poi ve lo faccio vedere in un'altra occasione, quando poi la monto qui. Ok. Poi qua dentro ci sono altre cose, raga. Ah, c'è quello, la cosa per grigliare, la piastra per grigliare, la pietra, diciamo così. Guardate, incisa addirittura. Sentite? C'è anche questa per grigliare la carne, incredibile. E poi abbiamo questo, che poi faccio vedere tutto man mano che poi farò anche le ricettine. Questo è per il pane e anche appunto per appoggiare la... Qua si possono fare i toast per appoggiare la cosa in ghisa, vedete? Per grigliare. Cosa abbiamo ancora? Niente, carta. È bella grossa, raga. Ah, e abbiamo questo che si mette sul fondo, ovviamente per raccogliere tutto il grasso, tutte le cose che sgocciolano. Questo si mette sempre qua sotto. Aspettate. Ok, questo va sempre tenuto qua sotto, così sgocciola tutto, insomma. Queste voglio provare a mettere le griglie, i piani. Qua uno, due, un altro che ci sta qua. Qua dentro ci sono i gancettini per fare il grill. Poi ci mettiamo questo. Ecco qua, come vedete si possono fare. Allora, uno. Voglio vedere se si può infilare anche qua. No, i ripiani vanno messi così, raga. Ok, vanno messi così. No, hanno solo questa posizione. Guardate quanto è bella. Adesso poi l'accendo e vi faccio vedere. Prima di utilizzarla devo farla scaldare un po', perché anche per togliere tutto l'odore. Adesso vorremmo capire questo poi come si mette. Questo qua si tolgono tutti i ripiani, voglio proprio provare. Si tolgono questi. E questo è per fare tipo gli hamburger, la carne si appoggia qua sotto. Guardate che carino. Si chiude e poi parte. Bene, adesso la vado a posizionare. Sì. Ok, raga, l'ho posizionata qua nella mia cucina. Aspettate un attimo, tolgo il filo. Ok, questa è la friggitrice. Adesso provo ad accenderla, ma qua compare un mondo di cose. Ok, è pieno di opzioni, ragazzi. Devo. Ah, qua abbiamo il timer, ovviamente. Abbiamo anche la luce, guardate. La luce per poter controllare, guardate quanto è grossa, per poter controllare il cibo. Ok, e poi abbiamo tutte le opzioni. Abbiamo patatine, carne grigliata, pollo, pesce, non so se state vedendo. Questo sono, penso, roba surgelata, pollo gigante. Questo cos'è? Beh, questi sono gli spiedini. Guardate, gli spiedini. Qua cosa abbiamo? Oddio, è pieno di roba, raga. Insomma, qua la temperatura. Vediamo quando arriva, quanto arriva. Questi sono i minuti. Cos'è la temperatura? Ah, eccola qua. Arriva a 200 gradi, ovviamente. Questa è la luce, abbiamo detto, con questa è per farla partire. Questo non lo so.
Ah, un timer, c'è il timer. È semplicissima, proviamo a farla partire. Ok. Accendiamo la luce mentre... Tra l'altro è abbastanza silenziosa, raga, confronto all'altra. Volevo capire cos'era questo, non lo so. 12 minuti. Bene, spegniamola. Adesso devo studiarmela, raga, eh. Non si spegne neanche. Ok, secondo me si sta spegnendo. Fa gli ultimi secondi. Ok, non so come si spegne adesso. Secondo me... Ah, ecco. Perché butta ancora un po' l'aria e poi si spegne. Vabbè, ragazzi, sono super contento. Adesso poi devo provare a cucinare. Ok, se rimarrete poi nel canale io farò delle ricettine. Ok. Intanto ci voglio mettere questi. Non vedo l'ora di provarla, raga. È un po' duro da chiudere, lo sportello. Ok. Va bene, ditemi che cosa ne pensate. Io sono contento, pieno di accessori. Abbastanza silenziosa. Riguardiamo un po' le opzioni. Perché c'è anche il metodo di scongelamento, raga. Però non so qual è. Secondo me... Secondo me è l'ultimo. Secondo me è questo per lo scongelamento. È tipo una frutta. Ma vi farò sapere nei prossimi video. Bene, raga, spero che vi piaccia. Se volete vi do il link per comprarla. 80 euro, era scontantissima. E se funzionerà lo vedremo nelle prossime puntate. Un bacio a tutti, un like e un commento. Però se siete nel vlog, rimanete nel vlog, eh.